Sera ragazzi, io sono Dav. Oggi ragazzi siamo qui su Call of Duty Infinite Warfare. Allora ragazzi, avevo detto che non avrei comprato subito questo gioco, ma l'ho comprato. Sono stupido, ma l'ho comprato. Quindi ragazzi, oggi faremo un po' di partite in multiplayer perché secondo me è veramente divertente. L'ho un po' giochicchiato, infatti sono al livello quasi 15 se non sbaglio. E devo dire che è fatto bene, secondo me è fatto bene. Anche come nella beta ragazzi utilizzo l'NV4 con una skin verde, anche se è, possiamo dire, diversa rispetto a quella che avevo nella beta appunto. Però anche questa skin qua, che si chiama Sparviero di Piombo, che è la skin di un codice che ho avuto quando ho comprato il gioco. Magari la proviamo, dai, proviamola, vediamo, magari è più figa. Allora ragazzi, hanno aggiunto un botto di mappe divertenti e bellissime, infatti spero di farvi vedere alcune. E qua c'è sempre il lancio di rifornimenti, che se ci riesco vorrei aprire qualche cassa, anche se adesso non ho abbastanza punti per aprire quelle grandi. Sfortunatamente abbiamo avuto la mappa che abbiamo già visto, mi pare, che è quella senza gravità. Mi pare di averla già, averla già fatta, non mi ricordo, di certo l'ho già giocata, perché me la ricordo. No, forse no, forse non ve l'ho mai fatta vedere, però c'era anche nella beta. E guardate quanto cazzo è figo, lì c'è un pianeta che non so quale sia, onestamente. E non ho più il saluto che avevo nella beta, se vi ricordate, ma ho il saluto militare, che è quello base. Ok, questa skin mi piace particolarmente. Ottimo. E ragazzi, ho vinto anche un botto di skin per il personaggio, che però non riesco a mettere, non so per quale motivo, infatti devo scoprire come si fa. Ok, c'è qualcuno qua sotto. Ah, e stiamo facendo anche, è vero, un deathmatch a squadre molto semplice, perché secondo me è una delle modalità più belle. Che io sono un amante di Call of Duty, almeno ho giocato a tutti i Call of Duty praticamente. E anche se, diciamo, l'Infinite War, no, Advanced Warfare, ragazzi, l'ho giocato veramente poco perché mi faceva schifo. Ho sempre giocato spesso a deathmatch a squadre. Ok, e come potete vedere ho anche il perk che mi rintraccia diciamo, le tracce dei nemici. Quindi se uno cammina dietro un angolo io lo posso seguire perché so che è passato di lì. Mi pare che si chiami tracciante il perk, che secondo me è abbastanza forte. Ok. E ragazzi, ho anche provato un po' la modalità la modalità zombie. E devo dire che è veramente divertente. Aspettate, c'è qualcuno? Lo sapevo che c'era qualcuno. Oddio, guarda sto camperone, che lagga pure. È molto divertente, infatti uno di questi giorni ragazzi probabilmente uscirà un video della modalità zombie. E devo dire che What? È anche migrato l'host, ok, madonna. È stato modificato parecchio. Oddio, se morivo qua mi scleravo. Mi è venuta un'ansia perché avevo paura di essere crashato, ma in realtà è cambiato solamente l'host, ok. Allora ragazzi, quest'oggi probabilmente faremo solamente una partita, anzi dipende da quanto duri, perché se dura veramente poco ne faremo due. E ragazzi, nei prossimi episodi probabilmente li farò anche in coop, non ci sarò solamente io. E non vi dico con chi, perché sarà una sorpresa. E ho quasi l'abilità che ho, tipo tiro fuori un fucile i cui proiettili rimbalzano, che secondo me è molto potente. Ok, siamo quanto? A 7 di fila, ok, not bad. E ho sentito che della gente anche italiana ha buttato già la nuke, ma non so nel gioco vero e proprio, intendevo nella beta. Porca troia, volete fare un esempio? Da quello che ho capito la malaggante tipo ha fatto già la nuke e porca troia. Merda, sto per morire, non devo. E sfortunatamente ora non ho il perk sull'arma che mi fa fare la nuke, quindi in ogni caso non potremo farla. Però potremo fare un ottimo score perché non siamo ancora mai morti, porca troia una mina. Mi son cacato perché pensavo di morire. Ok, dove cavolo sono tutti? Ho visto qualcuno. Ok, ho anche l'arma quasi scarica. Infatti prendiamo un po' anche ho preso un'arma scarica, perfetto. Porca troia, sono stato ucciso. Unlucky. Ah, e come potete vedere non c'è la gravità. Quando il tuo corpo muore, vola. E qua sto facendo una serie di partite di merda. Cioè sono partito da Dio senza morire e adesso sto morendo in continuazione ovviamente. E la mia sfida non so neanche qual è. Penso di dover uccidere qualcuno, tipo 10 nemici. Possibile? Adesso la vedremo. E dove cavolo sono tutti? Ok.
Devo ancora ben capire gli spawn e soprattutto le mappe, ragazzi, perché come ho detto, ho giusto giochicchiato un pochino. Ok, devo uccidere 10 nemici con un fucile d'assalto. Ok, ci sta, ci sta. Noi abbiamo un fucile d'assalto perché io li adoro. Zio, stavo per morire. Ok. Ragazzi, che dire? Che figata, siamo tipo nello spazio, è veramente bella. Il gioco, anche se è stato molto criticato, ragazzi, a me piace, anche parecchio. E quindi l'importante è quello, perché onestamente quello che dicono gli altri, almeno riferito ai giochi, a me non me ne frega niente, perché ognuno ha i suoi gusti, quindi a me può piacere Call of Duty come a qualcuno no. Quindi non giudico nessuno che dice, ah, il gioco fa schifo, non mi piace, magari non l'ha neanche provato. Però non stiamo a bandarci le ciance, che non si dice neanche bandarci le ciance, però ho inventato questo nuovo termine. Oddio, mi sa che c'è qualcuno qua, eh? Non so se sono sotto o sono sopra. Nel dubbio, ragazzi, attivo la mia arma. Oddio, che cazzo era? Ok, è tipo spuntato un cazzo di robot a quattro zampe. Non so, penso fosse l'abilità del robot, ma porca troia. Ho ucciso di nuovo. Ok. Ho anche l'UAV, perfetto. Ottimo, abbiamo lo scorcher che su sta mappa non serve tanto. E abbiamo anche la terza cosa non l'ho ancora mai lanciata. Aspettate che lancio lo scorcher, che come ho detto su sta mappa, che visto che è tutta chiusa, non serve a un cazzo, però lo lancio. E invece ho ucciso uno che ha anche quittato. Allah, che mi dispiace amico. Ho fatto quittare uno. E qua c'è del fuoco blu, molto interessante, no? Magari sono delle speciali granate. Porca troia, stavo per morire. Ok, mi prude tantissimo il naso e ho paura che spunti qualcuno da un angolo e mi stupri. E c'è uno in chat che sta parlando, perfetto. Colì sta laggando parecchio. Ok. Ho una paura bestia che esca qualcuno e mi uccida. Oddio, lag! Lag bestiale. Sono salito a rango 15. Fuck yeah. Ok, ci manca una kill per avere l'ultima abilità e sto laggando, non so per quale motivo. Ok, la mia connessione fa altamente schifo, soprattutto perché da me, ragazzi, c'è una tempesta. Cioè, ovviamente sto esagerando. Però, tipo, fino a ieri ha piovuto tantissimo e c'è stata l'allerta meteo. E abbiamo l'elicottero. Ottimo, lanciamolo. Abbiamo avuto culo a fare una kill con la granata perché poi siamo subito morti dopo. Oddio, ho visto uno, meglio non andarci. Ok, non so cos'è il Warden in modalità sentinella, devo ancora capirlo perché è la prima volta che lo lancio. Probabilmente la modalità sentinella è quella che mi segue, tipo segue i miei spostamenti. Troia, muori. Però lasciamolo qui. Su sta sì che vi sto lanciando tutte ricompense aeree su una mappa che è chiusa, perché siamo su una base spaziale. Quindi, no, però c'è il vetro, quindi volendo potrebbe sparare. Ok, mi ha fatto una kill, perfetto. Porca troia, piglia questo. Stiamo facendo anche la ricompensa d'argento. Se riuscissi a farla d'oro sarebbe epico. Merda. Fortunatamente ho un perk che mi fa aumentare. Siamo roba forte, ecco, mi pare. Che mi fa resistere alle esplosioni. Che è molto figo. È una specie di. Non mi ricordo come si chiama sugli altri giochi. No, non mi ricordo. Comunque è quel perk che quando tipo ad esempio ti lancia una granata e te la becchi di striscio non muori, ma prendi hit marker praticamente, un hit marker. Ok. Togliti. Ma il cadavere del mio alleato non mi stava facendo killare quel tizio. Ah, accidenti, aveva l'abilità. Ehi, amico. Ok, abbiamo vinto 18-89. 89 gamer, cioè volevo dire, non volevo dirlo. Abbiamo vinto un obiettivo, dominazione. Yay, che cos'è? Non lo so, non lo voglio neanche vedere. Missione compiuta. Siamo i secondi in team 23-8. Ah, not bad. E ho messo anche la bandiera italiana, così almeno mi riconoscono. E come potete vedere ho solo un gesto che è il saluto militare. Ok ragazzi, siccome il video è durato solamente 9 minuti, non ho intenzione di lasciarvi in questa maniera, ragazzi. Ho sbloccato un materiale leggendario, che culo. Ok, faremo subito un'altra partita. Nel frattempo che. Cos'è? Un filmato, ragazzi. Chi è sto tizio? Si teletrasporta? Orco can.
È l'Annihilator di Black Ops 3. Figo. Molto bello. Molto bello. Quindi mi ha sbloccato Iperluce. Che figata. Ok, ragazzi, non voglio utilizzarlo. Eccolo qui. Però magari in un prossimo episodio adesso voglio continuare a potenziare il guerriero. E magari qualcuno di voi potrebbe. Il guerrigliero, anzi, potrebbe dirmi come, diciamo, personalizzare il mio personaggio. Perché qua c'è scritto nuovo, però non mi viene niente. Cioè, non mi viene scritto personalizza, non so per quale motivo. Magari se qualcuno di voi lo sa potrebbe dirmelo. Ok. E ci sono anche le esperienze doppie. 10 secondi all'inizio della missione. Ok, 10 secondi all'inizio della missione. Ok. Quindi ho messo una missione attiva, dobbiamo fare un'uccisione con colpi alla testa per poi progredire. E c'è una mappa veramente figa, ragazzi, che mi pare ci troviamo su Marte ed è molto carina. Non è questa, non è questa, questa siamo su una base. È una cosa molto carina. Ah, posso modificarlo anche in game il kit. Molto carina come cosa. Ma che utilizziamo sempre la nostra classe Dio Verde. Perché chi ha visto la beta sa il perché. In caso. Anzi, adesso non ha manco più senso. Perché io non ho più l'arma verde. Quindi il kit Dio Verde non ha più senso. Ok, ragazzi, consigliatemi nei commenti un altro nome per questa classe. Perché il povero Dio Verde non funziona più. Ok. Abbiamo fatto una buona partita, non failiamo, perché questa mappa, ragazzi, l'ho giocata una volta sola e ho fatto uno score altamente schifoso. So di avere un nemico dietro, ma me ne frega poco. Voglio fare un aggiramento e non c'è nessuno, ok. Dai, che qua di sicuro passa qualcuno. Invece no, non passa nessuno perché sono tutti delle persone orribili. Ok. Madonna, sto qua è uscito miratissimo. Wallhacker, no, ovviamente sto scherzando. Io miro poco la testa, cioè quando sono vicino sparo, non sparo mai la testa. Da lontano potrei anche riuscirci. Quindi per fare questa missione, ragazzi, mi ci devo un po' impegnare. Ok, headshot, perfetto. Cosa abbiamo ucciso? Oddio. Ok, un tizio dal davanti. I nostri avversari sono tornati in vantaggio, perfetto. Ok, saliamo qui. Ok, verso raso muro. Bestia, muori. Ok, non dovrebbe laggare, ragazzi. Mi scuso se a volte vedete non scattare il video, intendo magari andare leggermente a rilento i nemici. Non so se sono io o sono loro. Penso che siano loro. Orca troia, una granata stordente. Orco Diaz. Ovviamente mi hanno accerchiato perché loro lavorano come un team e noi no. Questa mappa, ragazzi, la odio, non perché sia brutta, ma perché ci ho giocato una volta e quella volta lì ho fatto schifo. E questa è la seconda volta che sto facendo schifo. È tipo la mappa maledetta di Dove. Quindi, ragazzi, d'ora in poi la chiameremo così. In realtà no, non la chiamerò mai così perché me lo dimenticherò. Ok. Ho visto uno, via. Bestia schifosa, muori. Ok. Ragazzi, è vero. So che a noi non ce ne frega un cazzo, però. In questi giorni, mi pare il 7, ci sono anche le elezioni, ragazzi, in America tra Hillary Clinton e Trump. E vabbè, secondo voi chi vince, ragazzi? Giusto per fare un dibattito, magari nei commenti scatta la guerra apocalittica tra la gente che dice no, io voto Hillary, fanculo a Trump e così. Ok, spero che non accada perché sennò sarebbe alquanto strana come cosa, ma ok. E ovviamente UAV nemici che mi stuprano, perché proprio lo avvicono mentre che mi spara. Ovviamente. Ci manca un headshot per fare la medaglia d'argento. Potrei riuscire a farla. Ok, intanto quella di bronzo l'abbiamo fatta e ci hanno massacrato. Ok, non abbiamo fatto headshot, stranamente. Drone di supporto alleato nelle vicinanze, ok. E uno dei nostri è nella serie di 5. Grande. Almeno penso sia dei nostri. Ok, qua ci sono due nemici, posso andargli da dietro. Porca troia! Piglia questo pugno in faccia, schifoso. L'ho ucciso solamente perché era ferito. Perché ricordo che in questo Call of Duty, ragazzi, se voi date un pugno, a meno che non abbiate un perk specifico, vi stordisce. Quindi vedete la visuale tutta strana. Come se vi lanciasse solo una flashbang praticamente, però con effetti magari minori rispetto a una flashbang. Stavo per fare una tripla, peccato. E non ho fatto ancora un headshot. Ok, e ditemi ragazzi se vorreste altri video di Call of Duty. Super, io li farò di certo. Però preferite ragazzi la modalità zombie
O magari la modalità multiplayer. Magari prima di decidere vi devo far vedere la modalità zombie, perché magari alcuni di voi non hanno comprato il gioco ma hanno solo visto gameplay. Ok, guasta feste. Ma questo è un nemico. Ok, stavo per fare una tripla cazzo di cane. Non so cosa sia successo in questo preciso momento. Sono 11-11. Sto facendo schifo, ragazzi, perché ho questa mappa che mi sta proprio sul culo. Mi scusa per tutti e mi hanno fottuto la kill. Oddio, assist. Uso una granata. Guarda, lo sapevo che stava arrivando. Double kill, bitch. Ma ci vado aggressivo, fanculo. E ho l'arma di livello 15. Fuck yeah. E ho il dubito, ragazzi. Ho il dubito? What? Ok, vabbè. Che mi sia buggato il gioco. Perché ogni volta che avvio il gioco, ragazzi. Non è, in generale avvio lo zombie. Se io avvio il multiplayer. Mi fa vedere ogni singola volta il fottuto video iniziale del tizio che vi spiega che cos'è Call of Duty. È orribile. Penso si sia buggato, infatti penso di doverlo reinstallare, probabilmente lo farò dopo questo video. E dai, tiriamo fuori il mega mitraglione, fanculo. Venite fuori, schifosi. Muori, bestia. Ok. E mi hanno ucciso. E non so perché per un momento mi è sembrato di sentire Midnight City a cazzo di cane, anche se è impossibile, perché dovrebbe esserci Midnight City in una partita multiplayer? Per chi non lo sapesse, ragazzi, Midnight City è una canzone vecchissima, però è molto bella. La conoscete di sicuro perché è famosissima, magari non la conoscete, in caso andate su YouTube e scrivete Midnight City degli M83, mi pare. Che poi detto M83 in italiano fa veramente schifo, però. Non lo voglio dire in inglese perché io, ragazzi, con i numeri in inglese faccio veramente cagare. Io, per amor di Dio, so l'inglese, ma a pronunciare i numeri, cioè, ce la faccio, ma sembro uno spastico di merda. Quindi voglio evitare. Ok, stiamo anche praticamente pareggiando perché siamo uguali. Ok. E stavo inseguendo uno che però è sparito. Eccolo qui. Bitch, double kill. 93-93, dai. Ok. Non c'è nessuno, veramente? Oh oh oh! Bitch, prendi questo. Oh, peccato, ci ha ucciso! E non so che verso. No, abbiamo perso di 3 punti. 20-18, ho fatto un ratio di 1.1.1, quindi 1.1. Questo qua c'ha l'arma dorata. No, non è dorata, no. Non è dorata. E che bello che c'è il contatore delle munizioni, carinissimo come cosa. Ok. Peccato, guarda che skin che hanno questi. C'è anche un italiano. Ciao Soul Brian, che ovviamente stai guardando questo video, Soul Brian, vero? Non è mai vero, però vabbè. Ok, quindi ragazzi, adesso vedremo un po' le ricompense che ci hanno dato. Sfortunatamente non abbiamo 30 chiavi, quindi non possiamo farle, siamo quasi al 16. Nice. Peccato. Quindi ragazzi, spero che questo video possa esservi piaciuto. E niente ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video.